canto 22esimo dell'Inferno, un canto davvero inaudito, molto molto nuovo nel suo stile, e quindi come al solito lo leggiamo tutto di seguito e poi spieghiamo. Io vidi già cavalier muover campo e cominciare stormo e far lor mostra e talvolta partir per loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra, o arietini, e vidi gir gualdane, ed ir torneamente currar giostra, quando con trombe, quando con campane, con tamburi e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane. Né già con sì diversa cennamella, cavalier vidi muover né peduli, né nave a segno di terra o di stella. Noi adavam con li 10 demoni, ai fiera compagnia, ma nella chiesa coi santi, in taverna con gli ottoni. Pur alla pegola era la mia intesa, per veder della bolgia ogni contegno e della gente che entro v'era incesa. Come i delfini, quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena, che s'argomentin di campar lor legno, talor così, ad alleggiar la pena, mostrava alcun dei peccatori il dosso e nascondea, in men che non balena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, si stavano d'ogni parte i peccatori, ma come s'appressava barbariccia, così si ritraen sotto i bollori. I vidi e anche il cor me n'accapriccia, uno aspettar così, come l'incontra con una rana rimane, l'altra spiccia. E Graffiagan, che gli era più di contra, gli arroncigliò le impegolate chiome e trasse il su, che mi parve una lontra. Chi sapea già di tutti quanti il nome, sì li notai quando furono letti, e poi che si chiamaro, attesi come. O Rubicante, fa che tu li metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavano tutti insieme i maledetti. E io, maestro mio, fa se tu puoi che io sappia chi è lo sciagurato venuto a manda gli avversari suoi. Lo duca mio gli si accostò al lato, domandò onde fosse e quei rispose: I fui del regno di Navarra nato. Mia madre a servo d'un signor mi puose che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé di sue cose. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo, quivi mi mise a far baratteria di chi io rendo ragioni in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscì ad ogni parte una sanna come a porco, gli fe sentire come l'una sdruscia. Tra male gatte era venuto il socco, ma Barbariccio il chiuse con le braccia e disse: State in là mentre io lo inforco. E al maestro mio volse la faccia. Domanda, disse ancora, se più disii saper di lui, prima che altri li disfaccia. Lo duca dunque, or di, degli altri rii, conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quelli, i mi partii poco è da un che fu di là vicino, così fossi io ancor con lui coperto, chi non temerei India né uncino. E l'ivicocco troppo aveva sofferto, disse e prese il braccio con Guccillo, sì che stracciando ne portò un lacerto. Draghignazzo anco i volle dar di piglio giuso alle gambe, onde il decurio loro si volse intorno con malpiglio. Quand'egli un poco rappacciati fuoro, a lui che ancor mirava sua ferita, domandò il duca mio senza dimoro: Chi fu colui da cui mala partita di che facesti per venire a proda? Ed ei rispose: Fu frate Gomita, quel di Gallura, vasello d'ogni froda, che ebbe i nemici di suo donno in mano e fessi loro che ciascun se ne loda. Danar si tolse e lasciolli di piano, siccome dice, e negli altri uffici anche, barattier fu non picciol, ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche di Logodoro, e a dir di Sardigna le lingue lor non si sentono stanche. Come vedete l'altro che digrigna, direi anche, ma il temo che ello non s'apparecchia a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a farfarello che stralunava gli occhi per fedire, disse: Fatti in costà, malvagio uccello.
Se voi volete vedere o udire, ricomincio lo spaurato appresso, tosti e lombardi, io li farò venire, ma stiano i malebranchi un poco in cesso, sicché non teman delle loro vendette. E io, seggendo in questo luogo stesso, per un chison ne farò venir sette, quando io soffolerò, come nostruso, di fare allor che fuori alcun si mette. Cagnaccio a cotal motto levò il muso, crollando il capo, e disse, po' di malizia che gli ha pensato per gettarsi giuso. Ondei, che aveva l'acciuoli a gran divizia, rispose, malizioso sono io troppo, quando io procuro ai miei a maggior trestizia. Alichin non si tenne, e di rintoppo agli altri disse a lui, se tu ti cali, io non ti verrò dietro di galoppo, ma batterò sopra la pece l'ali. Lasciasi il collo e sia la ripa scuro, a veder se tu sol più di noi vali. O tu che leggi, udirai no voludo. Ciascun dall'altra costa gli occhi volse, quel prima che a ciò fare era più crudo. Non avarrese ben suo tempo colse. Fermò le piante a terra, in un punto saltò e dal proposto lor si sciolse. E che ciascun di colpa fu compunto, ma quei più che cagion fu del difetto. Però si mosse e gridò, tu sei giunto. Ma poco i valse, che l'ali al sospetto non potero avanzare. Quelli andò sotto e quei drizzo volando su il petto. Non altrimenti l'ani tra di botto, quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa ed ei ritorna su, crucciato e rotto. Irato calcabrina della buffa, volando dietro il tenne, invaghito, che quel campasse per aver la zuffa. E come il barattier fu disparito, così volse gli artigli al suo compagno e fu con lui sopra il fosso ghermito. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno ad artigliar ben lui e amendue cadder nel mezzo del bogliente stagno. Lo caldo sghermitor subito fue, ma parò di levarsi era niente, sia vieno inviscate l'ali sue. Barbariccia, con l'altri suoi dolente, quattro ne fe volar dall'altra costa con tutti i raffi e assai prestamente di qua di là discesero alla costa. Porse gli uncini verso gli impagnati che erano già cotti dentro dalla crosta. E noi lasciammo loro così impacciati. Allora, probabilmente ricordate il memorabile fine, la memorabile fine, la chiusura del canto ventunesimo, dove Barbariccia, il capo della, di questa pattuglia di diavoli dietro i quali stanno camminando Dante e Virgilio, aveva fatto questo gesto osceno ed egli aveva del cul fatto trombetta, l'aveva riprodotto anch'egli il Dante poeta con termini chiaramente di stile comico. Questo canto invece si apre con un tono molto marziale, aulico e solenne, che però dopo tre tazzine si rivela sarcastico in qualche modo, perché con una delle solite appunto svolte nel registro, Dante inizia questa enumerazione dei segnali che di solito fanno i capi degli eserciti per indicare che le truppe debbono fare diversi movimenti. Allora, il Dante poeta inizia, io vidi già, quindi avevo già visto, cavalier muover campo, cioè cavalieri levare il campo, e cominciare stormo, cioè muovere l'attacco, e farlo mostra, mettersi in parata, e talvolta partir per loro scampo, cioè andarsene in ritirata, corridor vidi per la terra vostra, o aretini, cioè vidi quelli che, corridori secondo alcuni sono, diciamo, i soldati mandati a fare un'esplorazione del terreno prima che l'esercito avanzi, secondo altri sono quelli che fanno i saccheggi quando un esercito prende una città, un castello.
Quindi Dante dice: o aretini, anche questo innalzi il registro, no? L'apostrofo, io vidi nella vostra terra anche i corridori e vidi gergualdane, cioè le schiere a cavallo, fedir torneamenti, quindi muoversi per i tornei e correr giostra, quando con trombe, quando con campane, con tamburi e con cenni di castelli, cioè con fuochi o bandiere. Che dai castelli mostrano che cosa debbono fare appunto gli eserciti e con cose nostrali, con istrane, cioè con cose della nostra terra e anche con cose che provengono dall'estero. E tutto questo appunto, queste tre terzine di enumerazione che in qualche modo, come adesso capiremo, parodizza un genere provenzale che è il plaisir. Adesso, nella quarta terzina di questa enumerazione, il lettore capisce che tutta questa enumerazione solenne sta a indicare appunto la scorreggia del diavolo che ha chiuso l'episodio precedente, perché al verso decimo, appunto, Dante interrompe questa enumerazione, dice né già, come dicendo, ma non avevo mai sentito con così diversa cennamella, cioè con uno strumento a fiato così nuovo. La cennamella era uno strumento simile alla cornamusa che si usava appunto nelle bande militari insieme ad altri strumenti a fiati e alla percussione. Allora, ma non avevo mai visto che con uno strumento del genere si muovessero cavalieri né pedoni, la fanteria, né nave a segno di terra o di stella. E quindi è interessante questo perché il Dante narratore dell'episodio scorso, per riferirsi a questa materia così bassa, a questo gesto, insomma, che fa il diavolo, aveva usato anche lui delle parole sgradevoli, o almeno di registro comico. E invece adesso dedica ben quattro terzine a riferirsi allo stesso gesto con invece uno stile elegante. E dopo questa osservazione piuttosto lunga che fa il Dante poeta, che diciamo è sarcastica, nel senso che sembra di inorridirsi, no? Di dire non avevo mai sentito una cosa del genere, ma intanto come scrittore non permette che dimentichiamo quello che è capitato, no? Dedicando ben 12 versi a ricordare questo gesto. E al verso 13 riprende la narrazione: noi andavamo con i 10 demoni, cioè io e Virgilio camminavamo insieme a questa pattuglia, ai fiera compagnia, ai che compagnia feroce, malvagia, ma è probabilmente questo che scrive qua Dante tra il verso 14 e il 15. Ha tutto l'aspetto di essere un modo di dire, una locuzione, insomma, tipica, nella chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni, come dicendo, la compagnia era quella che era per il postaccio dove eravamo. E al verso 16, pura la pegola era la mia intesa, cioè io osservavo solo la pegola, la pece, per vedere della bolgia ogni contegno e della gente che entro, ver incesa, cioè per vedere ogni condizione di questa bolgia e della gente che era incendiata, accesa, cotta dentro appunto la pece. E adesso al verso 19, attraverso una similitudine, Dante inizia a raccontarci. Prima vi ricordate che la prima volta che aveva guardato dal ponte, no? Prima che arrivasse questo diavolo, vi ricordate che fa sì che lui e Virgilio si spostino, Dante non aveva visto dei dannati,
aveva visto questa pece bollente, molto scura, più scura del resto dell'inferno, e queste bolle, no, che facevano alzare diciamo, la superficie della pece e poi riabbassarsi. E da questo episodio, diciamo, questa visione che Dante ha di un nuovo dannato, di un nuovo barattiere che arriva alla bolgia, no, portato dal diavolo, abbiamo capito che questi debbono, diciamo, essere del tutto sommersi nella pece bollente, ecco perché Dante non aveva visto dei dannati lì. E infatti, vi ricordate, questo Martino Bottaio, non appena era caduto lì, era uscito alla superficie e i diavoli con gli uncini l'avevano costretto, insomma, a stare sempre sotto. Quindi da quello, diciamo, noi possiamo capire che chiaramente la pece bollente gli fa soffrire, quindi preferiscono essere fuori dalla pece tutto il possibile, solo che ci sono questi diavoli che controllano che tutti, vi ricordate attraverso questa similitudine, Dante ci dice così come gli aiutanti dei cuochi mantengono con la forchetta i pezzi di carne dentro il sugo, così i diavoli hanno questo compito di collaborare in qualche modo con la giustizia divina affinché i barattieri siano sempre dentro la pece. Vi ricordo questo perché ora vedremo come questi diavoli svolgono la loro funzione. Al verso 19, allora, Dante dice: come i delfini, quando fanno segno a marinar con l'arco della schiera che s'argomenti di camparlo un legno, cioè come i delfini, quando escono dal mare, no? Facendo vedere proprio questa curva, no? Del corpo, che si interpretava come l'annuncio di una tempesta. Perciò dice, quando fanno un segno i marinai con l'arco della schiena, che debbono occuparsi di mettere in salvo la nave, perché si avvicina, insomma, una tempesta, quindi uscendo dalla superficie, talor così, verso 22, cioè ogni tanto, nello stesso modo, ad alleggiar la pena, quindi per alleggerire la sofferenza che provoca ai barattieri la pece bollente, mostrava alcun dei peccatori il dosso e nasconde il men che non balena. Cioè fuoriuscivano come un delfino, no? Prendevano un po' di aria fresca, tra virgolette, perché non è che l'aria dell'inferno sia di una grande qualità, però almeno non brucia quanto la pece, e poi in un attimo, in un lampo, tornavano ad affondare, insomma, nella pece. Questo è interessante perché ci fa già vedere che i diavoli, insomma, non sono del tutto attenti, no? Non riescono a fare i loro compiti in un modo perfetto, visto che questi escono ogni tanto e riescono appunto a prendere un po' d'aria, ad alleggerirsi dallo strazio del bruciore. E adesso vediamo ancora, vi ricordate che, diciamo, questa pattuglia di diavoli, da quello che aveva detto Malacoda nell'episodio precedente, lui aveva detto: io sto mandando una pattuglia di diavoli a evitare che le anime escano a prendere aria, no? Quindi evidentemente ogni tanto debbono fare questa sorta di giro, di controllo, no? E quello che veniamo a sapere adesso, al verso 25, è che le anime, finché non arriva questo controllo, sono fuori dalla pece e si lanciano dentro quando vedono i diavoli. Questa situazione, che non l'abbiamo mai vista nell'inferno e non la vedremo mai più, è molto significativa del tipo di peccato che qui si punisce, perché questi sono i corrotti del potere pubblico, no? E quindi è come se attraverso la miscela che nell'episodio che leggiamo oggi accade tra i colpevoli di baratteria e i diavoli che dovrebbero custodirli, che in qualche modo rimangono tutti mescolati poi, sembra di suggerirsi che
diciamo, questo un tipo di colpa molto contagioso, che anche quelli che dovrebbero custodire che le cose si facciano per bene e che le colpe vengano punite, a volte vengono appunto, insomma, comprati, dagli stessi colpevoli. E infatti adesso vedremo che uno dei personaggi che Dante vede fece proprio questo, cioè per denaro lasciò andar via i nemici del suo padrone, no? Allora, al verso 25, con un altro paragone sempre preso dal mondo animale, prima erano stati delfini, adesso parlerà dei ranocchi, Dante ci fa capire in che posizione sono questi peccatori nella bolgia. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sicché celano i piedi e l'altro grosso, cioè così come sul borlo dell'acqua di un fosso ci stanno i ranocchi, avendo solo il muso fuori e nascondendo le zampe, l'altra parte del corpo sotto l'acqua, così stavano da ogni parte i peccatori, c'erano tutti così al bordo della bolgia tenendo la testa all'infuori. Ma come s'appressava Barbariccia, cioè, ma non appena si avvicinava Barbariccia, che ricordate è il caposquadra, no? E quindi è quello che viene davanti agli altri, così si ritrae sotto i bollori, cioè come fanno i ranocchi quando vedono un pericolo. Anche questi si mettevano sotto la pece bollente. E adesso accade appunto un evento in cui uno ci mette di più a fare questo movimento di, insomma, di fuggire dai diavoli, ed ecco che dà l'occasione a Dante di sapere della sua storia, perché se non fosse per questo lui non avrebbe potuto parlare con questi dannati, vero? Allora, al verso 31, i vidi e anche il cor me n'accapriccia, Dante ci prepara per una cosa che fa venire i brividi, raccapricciante. Io vidi, e prima di dire che cosa vede, mette questo inciso. E ancora oggi, molti anni dopo, mentre scrivo, provo di nuovo della repulsione, dei brividi. Uno aspettare così, cioè uno che stava aspettando così, come i ranocchi, come l'incontra che una rana rimane, l'altra spiccia, come a volte accade che quando tutte le rane vanno via, schizzano, spiccia, quindi si mettono di colpo nell'acqua, una rimane, ci mette di più. E Graffiacane, che gli era più di contra, cioè Graffiacane, che era il diavolo che era più di rimpetto a quest'anima, gli arruncigliò l'impegolate chiome trasensù, cioè lo prese con l'uncino dai capelli, no? Come girandoli per agganciarlo, e lo trasse su che mi parve una lontra. E qua, diciamo, al verso 37, il Dante scrittore fa un chiarimento che è indicativo della enorme cura che lui ha sempre di rispettare il punto di vista del narratore e di non diventare mai un narratore onnisciente, perché siccome al verso 34 ha appena nominato Graffiacane, e un lettore, diciamo, attento avrebbe potuto domandare lui come lo sa che era Graffiacane. Subito dopo, al verso 37, giustifica questa sua conoscenza dei diavoli per nome, ricordandoci che erano stati nominate prima e chiarendoci che lui aveva fatto attenzione per riconoscerli. Quindi al verso 37, io sapevo già di tutti quanti il nome, cioè sapevo già il nome di tutti. Sì, li notai quando furono letti, perché ero stato attento quando Malacoda li aveva nominati a uno, vi ricordate che il Dante scrittore aveva trascritto tutti questi nomi, quindi anche noi possiamo sapere come si chiamavano, e poi che si chiamarono attesi come, e poi quando tra di loro si chiamavano per nome, io sono stato attento a riconoscere chi era l'uno
Vedete, questa terzina è proprio indicativa dell'estremo grado di verosimiglianza che ha il libro, no? Perché Dante ci ricorda sempre che quello, i nomi che lui sa è perché in qualche modo qualcuno li ha detti. E al verso 40, o Rubicante, fa che tu li metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavano tutti insieme i maladetti. Ecco, qui si comincia a vedere, no? Come i diavoli che sappiamo dall'episodio scorso dovrebbero semplicemente, quando uno sta fuori, metterlo giù nella pece. Invece, vedendone uno che non fa quello, di mettersi solo per lo stimolo di vedere loro, lo prendono per divertirsi tra di loro. Insomma, quindi già cominciamo a vedere che la custodia di questa bolgia non è molto affidabile. E quindi vedendo che ce n'è uno che è lì, no, tutto impegolato, tutto nero, che è appeso dai capelli, tutti gli altri si entusiasmano di poterlo ferire, no? O Rubicante, no? Cominciano a stimolare quello che evidentemente è più impetuoso. Mettigli gli unghioni addosso in modo da scuoiarlo. E allora Dante, al verso 43, vedendo che c'è l'occasione di parlare con qualcuno, chiede a Virgilio di domandargli chi è. E io, maestro mio, fa se tu puoi che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. Cioè, maestro mio, se tu puoi. Cerca di sapere chi è questo disgraziato che è caduto nelle mani dei suoi avversari. E allora Virgilio si avvicina a questo qua che appende da questo uncino, lo duca mio gli si accostò al lato, quindi gli si avvicinò a questo barattiere, domandò l'onde fosse, cioè gli domandò di dov'era. E poi rispose, i fui del regno di Navarra nato, cioè io sono nato nel regno di Navarra, di questo personaggio non si sa proprio niente, secondo qualcuno è Giampolo o Zampolo, non si sa nemmeno l'origine del suo nome, ma per quello che racconta dopo possiamo capire qual è la sua storia. Siccome appunto non si sa esattamente il suo nome di battesimo, la critica di solito lo chiama il Navarrese, quello di Navarra. Allora dice, fui del regno di Navarra nato, mia madre a servo di un signor mi pose che mi aveva generato d'un ribaldo, distruggitor di sé e di sue cose. Allora mia madre mi mise a servo di un signore, la quale mia madre mi aveva generato insieme a un mascalzone, un ribaldo, che distrusse sé e le sue cose. Questa è una delle definizioni dei violenti contro se stessi. Vi ricordate che abbiamo letto nel canto tredicesimo dell'Inferno che scialacquatori e suicidi sono puniti nella stessa selva disperata. Con contrappassi diversi, ma comunque condividendo lo stesso spazio perché manifestarono diversamente la stessa pulsione autodistruttiva. Quindi questo qua, il padre di questo personaggio, evidentemente prima aveva dileguato tutti i suoi beni e poi si era tolto la vita. Poi aggiunge. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo. Famiglia in italiano antico vuol dire servitore. E quindi fui al servizio del buon re Tebaldo, probabilmente Tibot II, che fu re di Navarra tra il 1253 e il 1270. Ma quello che adesso viene detto è la cosa più importante perché si ricorda appunto il tipo di peccato che qui si punisce. Quivi mi mise a far baratteria, cioè lì nel regno di Tebaldo, mi mise a barattare di chi io rendo ragione in questo caldo.
per cui sono qui punito in questo caldo della bolgia, che in questo caso è piena di pece bollente. E mentre lui parlava piuttosto tranquillamente con Virgilio, anche se appeso dall'uncino del diavolo, interessante questo, perché Virgilio gli ha solo domandato di dove sei, no? Ma lui se la prende con comodo, perché probabilmente è un momento di pausa nella sofferenza, perché i diavoli non lo stanno aggredendo, è un po' fuori dalla pece bollente, e quindi intende approfittare di questa pausa straordinaria, affinché, insomma, per riposare un po' dalla pena. Ma immediatamente al verso 55 un altro diavolo, insomma, fa gesti di volerlo ferire, no? E ci dia atto, a cui di bocca uscì ad ogni parte una sanna come a porco, cioè che aveva due zanne uscenti dalla bocca come un maiale, gli fe sentir come l'una sruscia, cioè gli fece sentire come una delle zanne squarciava, quindi diciamo lo ferisce, no? Gli dà un morso. E di nuovo al verso 58 Dante come autore fa probabilmente uso di un'espressione idiomatica: tra male e gatte era venuto il sorco. Il sorco è il topo, no? Cioè il topo era caduto tra gatti cattivi. Per dire metaforicamente, insomma, gli era andata male. Ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse: state in là mentre io lo inforco. Ma Barbariccia, cioè il capo di questa pattuglia, lo rinchiuse con le braccia e disse agli altri diavoli: statene in disparte mentre io lo sostengo così. E al maestro mio volse la faccia, cioè Barbariccia si rivolge, guarda Virgilio, domanda, disse ancora, se più disi saper da lui prima che altri disfaccia. Cioè, domandagli ancora se desideri di avere più notizie da lui, o se vuoi sapere qualcos'altro attraverso di lui, prima che gli altri lo distruggano. E allora Virgilio al verso 64, lo duca dunque, ordì, degli altri rii, conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? La solita domanda di Virgilio: c'è qualche italiano, tra questi dannati? Allora ordimmi, degli altri rei, no? Degli altri dannati, tu conosci qualcuno che sia italiano sotto la pece? E quelli, cioè questo dannato, risponde: imi partì poche da un che fu di là vicino. Cioè, come si dice, se, guarda, proprio poco fa stavo parlando, ero insieme a uno che è vicino all'Italia, cioè proviene da un posto vicino all'Italia, non è esattamente italiano. Come adesso vedremo, questo è un sardo, eh? Ed è interessante anche dal punto di vista proprio linguistico questa distinzione che fa il personaggio tra i sardi e gli italiani, i latini, no? Perché corrisponde a una distinzione che fa lo stesso Dante nel De Vulgari Loquentia, in questo libro straordinario di una novità veramente enorme, nel quale il latino Dante dice di andare alla ricerca del volgare illustre nel quale debbono scrivere gli scrittori, e più precisamente il volgare in cui bisognerebbe scrivere la poesia lirica. Lui fa una descrizione di tutti i volgari italiani, cioè di tutti i dialetti che conosce, analizzandone oltre che gli aspetti proprio linguistici, anche l'idoneità o meno di diventare una lingua di tutti gli italiani. E per quel che riguarda i dialetti della Sardegna, lui dice che non sono dialetti italiani,
ma che sono imitazioni della grammatica, come chiama lui il latino, no? Perché Dante nel De vulgari eloquentia, appunto, con una precocità davvero sconvolgente, si rende conto che le lingue romanze hanno un'origine in comune e lo fa attraverso lo stesso metodo comparativo di cui ci serviamo oggi, no? Dicendo se esistono queste parole che hanno lo stesso significato e gli stessi suoni nella prima sillaba, vuol dire che provengono tutte da una sola parola, no? Ma quello che non vede e che noi oggi sappiamo è che l'origine di queste lingue è appunto il latino. Perché lui ritiene il latino, siccome legge il latino chiaramente classico, nonché scolastico, e lo nota molto meno dinamico della lingua orale, ritiene che il latino sia una grammatica, cioè una lingua artificiale creata ad hoc per sopperire appunto ai cambiamenti nello spazio e nel tempo delle lingue e permettere la circolazione delle idee attraverso i diversi paesi e attraverso i diversi tempi. E allora quello che dice, che è interessante nel De vulgari eloquentia, è che il sardo non è una lingua come gli altri dialetti italiani, bensì un'imitazione della grammatica, cioè del latino. E questo, se qualcuno di voi è stato in Sardegna e ha fatto attenzione ai dialetti sardi, ce ne sono ben quattro, ma quello più conservativo è l'ombudorese, avrete sentito proprio la distanza fonica rispetto agli altri dialetti d'Italia, proprio perché sono dialetti molto più conservativi del latino rispetto alle lingue del continente. E poi derivano l'articolo, che sapete che in latino non esisteva, anziché da illum illam, dal dimostrativo latino, da ipsum ipsam, per cui hanno l'articolo sussa, che fa, siccome l'articolo è di altissima frequenza, fa suonare veramente molto diversa questa lingua, no? Perché c'è una prevalenza di sibilanti di cui gli altri dialetti dell'italiano non hanno. E quindi questa è una digressione linguistica che forse non ha interessato a nessuno, però vabbè. Mi dispiace, torniamo all'episodio. Allora, questo Navarrese risponde a Virgilio. Poco tempo fa stavo vicino a uno che è di là vicino all'Italia, così fossi ancora con lui coperto, cioè, e poi dice magari fossi ancora coperto con lui, che io non temerei unghia né uncino, giacché non temerei le aggressioni dei diavoli. E quindi, diciamo, grazie a questo commento noi possiamo anche fare una sorta di gradazione del male, no? Loro chiaramente il più che vorrebbero è starsene fuori dalla pece bollente, ma pur di non essere feriti dai diavoli preferiscono la pece bollente. E quindi questo dice magari io fossi lì, perché adesso mi sono cacciato in guai peggiori. E allora tutto questo che lui dice, sì, io ero con uno che era di là vicino e magari fossi ancora lì perché mi fanno paura i diavoli, evidentemente i diavoli stanno perdendo la pazienza mentre lui parla in un modo così straordinario rispetto alla quotidianità della bolgia, e li bicocco, troppo avem sofferto. Cioè, questo è troppo, basta, dice uno dei diavoli, e prese il braccio col runcino, cioè gli prese il braccio con l'uncino, sicché stracciandone partì un lacerto, così che stracciandolo portò via un brandello, quindi un pezzo di carne, della carne apparente di queste anime. Draghignazzo anche volle dar di piglio giuso alle gambe, cioè Draghignazzo voleva anche prendergli un pezzo delle gambe, onde il decurio loro si volse intorno con malpiglio, cioè per cui il loro decurione, Barbariccia,
li guardò, no? Con malpiglio, cioè li fulminò con lo sguardo, come si fa con ragazzacci che si stanno comportando male, no? Li guardano dicendo: ma che fate? Perché lui prima gli aveva detto: statene lontani mentre io lo tengo, no? E invece loro non sopportano molto a lungo quest'ordine e cominciano a fare delle loro ragazzate. Allora, siccome Barbariccia li guarda male, al verso 76, quando elli un poco rappacciati fuoro, cioè una volta che loro si calmarono un po', a lui che ancora mirava sua ferita, domandò il duca mio senza dimoro. Cioè, al dannato, e questo inciso è geniale perché ci permette di cogliere, insomma, l'autocommiserazione di questo dannato, no? A quello che ancora si stava guardando la ferita, Virgilio gli domandò senza indugio, perché Virgilio ha percepito, no, che se insomma tarda molto a domandare, questi diavoli lo distruggono. E al verso 79, chi fu colui da cui mala partita di che facesti per venire a Proda? Cioè, chi è quello di cui dice che è peccato che te ne sei allontanato? Cioè, chi è quello vicino ai latini che purtroppo hai abbandonato per venire nella superficie? Ed ei rispose: fu frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogni froda, che ebbe i nemici di suo donno in mano e fessi loro che ciascun se ne loda. Allora, fu frate Gomita era un vicario sardo di Nino Visconti, perché la Sardegna era occupata dai pisani e dai genovesi in diverse zone. Questo quindi obbediva al governo pisano di Nino Visconti, che conosceremo nel Purgatorio. Quel di Gallura, Gallura era appunto uno dei quattro giudicati o circoscrizioni in cui era divisa la Sardegna. Vasel d'ogni froda, no? Vasello qui, diciamo, questo navarrese sta parodizzando in un modo abbastanza sacrilego l'epiteto di San Paolo, no? Vaso dello spirito, vas di elezione, come lo chiama Dante. Questo invece è recipiente di ogni froda, di ogni inganno. E così, come se niente fosse, ci si ricorda anche che tutti questi dannati dell'ottavo cerchio, indipendentemente dalla singola colpa di cui si sono macchiati, sono tutti peccatori di frode. Quindi questo è frate Gomita di Gallura, vasello di ogni froda, che ebbe in mano i nemici del suo padrone, quindi degli importanti prigionieri di appunto Nino Visconti, e fessi lor che ciascun se ne loda, cioè, e li trattò così, fece così di loro, che tutti ne godono oggi, che tutti ne parlano bene, ironicamente. E adesso spiega che cosa è che fece questo frate Gomita al verso 85. Danar si tolse e lasciolli di piano, siccome gli dice, cioè si prese del denaro e li liberò de plano, era l'espressione giuridica, cioè senza alcun giudizio di sorta, come gli dice. E negli altri uffici anche barattier fu non picciol, ma sovrano. E in tutto quello che faceva fu non un barattiere mediocre, ma proprio sovrano, proprio eccellente. Quindi chiaramente un caso di concussione, no? In cui questo doveva mantenere prigionieri dei nemici, insomma, dello Stato per il quale lavorava, e invece si fece pagare per liberarli. Va bene? E al verso 88 continua sempre il Navarrese a descrivere, siccome Virgilio gli aveva domandato solo di uno, no? Ma lui vuole chiaramente dilungare tutta questa conversazione.
Usa con esso Don Michele zanche di Logodoro e a dir di Sardegna le lingue lor non si sentono stanche. Allora dice, di solito parla con lui, no? Frequenta lui, sempre sotto la pece, Michele Zanche di Logodoro. Questo Michele Zanche era un nobile di Sassari che favorì, diciamo, la presenza, l'interesse genovese, perciò forse, insomma, lo si tratta qui di barattiere. E qui è importante ricordarselo perché verso la fine dell'inferno vedremo un suo parente che è messo molto più giù e sul quale si dice una cosa davvero sbalorditiva. Questo Michele Zanche morì ammazzato circa il 1275 da suo genero che si chiama Brancadoria, di cui appunto avremo notizie. Nell'ultimo cerchio, nel nono cerchio, in quello dei traditori. Vabbè, quando arriveremo lì, lo ricorderemo. E poi è divertente questo che aggiunge, no? E non si stancano mai di parlare della Sardegna, cioè ricordano chiaramente con nostalgia la loro terra, insomma. Bramata inutilmente, no? Perché non vi torneranno più. È anche interessante perché è quello che capita ancora oggi, no? Quando, soprattutto gli italiani, ma penso ogni persona, quando è lontana dalla propria terra e trova un concittadino, un compaesano, parlano senza stancarsi della terra che hanno lasciato dietro. Quindi questo ci apre una sorta di finestra alla quotidianeità della bolgia, nella quale anche dentro la pece bollente, queste anime parlano come se fossero semplicemente degli esiliati di com'era bella la Sardegna. E al verso 91 questo qua fa una cosa davvero nuova diciamo, rende molto molto vivace la seconda parte del canto. Oimè, vedete l'altro che digrigna, cioè lui mentre sta parlando, dando informazioni su questi dannati a Virgilio, dice, vedete l'altro che digrigna i denti, no? Quindi che sta facendo un gesto feroce, che era appunto lo stesso gesto che lo stesso Dante aveva notato. Vi ricordate quando aveva proposto a Virgilio, andiamocene da soli, io non voglio andare con questi, vedi che digrignano i denti? E Virgilio gli aveva detto no, tranquillo, perché lo fanno a causa dei bolliti, no? A causa dei dannati. Allora qui il Navarrese dice, oimè, vedete l'altro che digrigna? Io direi anche, cioè io continuerei volentieri a parlare con voi, sottintendendo o altre informazioni che vi può interessare, ma io temo che lo non s'apparecchi a grattarmi la tigna, ma ho paura che quello si stia preparando per, e lo dice con anche lui con un'espressione molto colorita, a grattarmi la tigna come oggi si può dire, non lo so, saccarle la rogna a qualcuno, cioè ferirlo, ferirlo chiaramente come aveva anche fatto il primo. E allora al verso 94 il gran proposto, sempre Barbarici, volto a Farfarello che stralunava gli occhi per fedire, cioè volgendosi a Farfarello, un altro diavolo che muoveva gli occhi dimostrando la sua grande ansia di attaccare, no? Di assalire. Il Navarrese disse: Fatti incosta, malvagio uccello, cioè allontanati da qui, uccello malvagio. Allora facciamo la pausa ora, così ci rimane completa la seconda parte dell'episodio che è molto, molto dinamica anche questa. Come al solito, prendiamoci 5 minuti durante i quali vi invito a inviare le vostre eventuali domande e dopo la pausa, se c'è qualcosa da rispondere, lo faccio e continuiamo la lettura. Grazie.
Qualcuno domanda, possiamo pensare che Dante iniziò lo stile grottesco? Beh, sì, è un po', diciamo, il grottesco in termini di Bakhtin, no? E quindi la miscela tra il basso e l'alto, tra il sublime e il popolare, è effettivamente un tratto che Bakhtin studia soprattutto in Rabelais. Però possiamo attribuire anche a Dante, senz'altro. Bene, allora continuiamo. Un attimo. Eravamo al verso, cioè avevamo letto come ultimo verso il 96, in cui vi ricordate, il Navarrese aveva espresso la sua paura. Verso i diavoli che non stanno sopportando più questa sua lunga chiacchierata con Virgilio e aveva suggerito che avrebbe più cose da dire. E infatti c'era un diavolo farfarello che con i gesti manifestava la sua volontà di ferirlo, ma Barbariccia, insomma, di nuovo interviene per tenerlo lontano. E quindi al verso 97 inizia la seconda parte, diciamo, del canto, in cui è sempre comunque lo stesso protagonista, il Navarrese, propone una sorta di patto ai diavoli, approfittando della visita di Dante e Virgilio, cioè vedendo che questi pellegrini sono interessati a conoscere altri dannati, che sono sotto la pece, propone questa cosa, no? Al verso 97. Se voi volete vedere e udire, ricominciò lo spaurato appresso, Toschio Lombardi, io ne farò venire. Cioè, se voi volete parlare, no? Vedere Toscani o Lombardi, no? Perché appunto aveva capito di che parte dell'Italia erano Dante e Virgilio e probabilmente la loro volontà di conoscere concittadini, rispose subito dopo, cioè ricominciò a parlare subito dopo lo spaurato, cioè quello che esprimeva la paura che aveva dei diavoli. Io ne farò venire, posso portartene, ma stiano i malebranchi un poco in cesso, ma che i diavoli, malebranche, si ritirino un po' in disparte, cioè si allontanino da qui. Sicché sì non temano delle loro vendette, così che loro possano uscire senza avere timore di essere aggrediti dai diavoli. E io, seggendo in questo loco stesso, cioè standomi sempre in questo stesso luogo, per un chisson ne farò venire sette quando soffollerò, cioè mentre sto qua fischierò. E farò venire altri sette, secondo alcuni questo è un numero, diciamo, indeterminato, ma molti, come è nostro uso di fare allorché fuori alcun si mette, come di solito facciamo noi ogni volta che qualcuno di noi esce fuori. Quindi questo in qualche modo sta mettendo al corrente Dante e Virgilio, ma anche i diavoli, insomma, che c'è questa abitudine tra i barattieri, cioè che uno esce, che quando vede che non ci sono i diavoli in giro, fischia per chiamare tutti gli altri che vengano anche loro a prendere un po' d'aria, no? E allora, di nuovo, no? È un altro indizio dell'inefficienza di questi diavoli che dovrebbero custodire la bolgia, che evidentemente i barattieri ce la fanno comunque a non soffrire la pena cui sono destinati in modo perfetto, ma quando loro si distraggono, fanno altre cose, se ne approfittano ed escono dalla pece. E al verso 106, Cagnazzo, uno dei diavoli, Cognazzo a cotal motto levò il muso, cioè davanti a queste parole alzò lo sguardo, cioè il muso, no? Il naso, crollando il capo, quindi facendo no, non è possibile, lui sta tentando di ingannarci, da così, e
e disse: "Oh, di malizia che gli ha pensato per gettarsi giuso. Cioè, senti che malizia ha escogitato per scappare da noi e gettarsi di nuovo giù nella pece." E il Navarrese quello che fa adesso, perché è appunto esperto di stratagemmi, come si dice al verso 109, è sfruttare un po' il doppio significato che può avere la parola malizia. Perché chiaramente, quello che Cagnazzo ha detto è malizia nei confronti dei diavoli, quindi un'astuzia per ingannare noi diavoli. E invece, adesso vedrete come risponde il Navarrese, al verso 109. Onde, che aveva l'acciuole a grande vizia, per cui lui, il Navarrese, che aveva furbizie, no? Stratagemmi in grande quantità, rispose: "Malizioso sono io troppo, quando io procuro ai mia maggior trespizia." Cioè rispose: "Sì, sì, sono malizioso, infatti, quando sto per danneggiare i miei, cioè i compagni di pena, gli altri barattieri, provocando loro una maggiore tristezza." Quindi fa finta di dargli ragione: "Sì, è vero, sono cattivo, la mia malizia è nei confronti degli altri barattieri," e facendo finta di non aver capito, insomma, che il diavolo diceva malizia per riferirsi all'atteggiamento suo nei confronti dei diavoli. E allora, al verso 112, nonostante, diciamo, Cagnazzo avesse diffidato immediatamente delle intenzioni del dannato, Alichino, che evidentemente è un po' immaturo, non si tenne, Alichino non si tenne, cioè, non, cioè si lasciò tentare da questa sfida, diciamo, del Navarrese, e di rintoppo agli altri, cioè contro il parere degli altri diavoli, disse a lui: "Se tu ti cali, io non ti verrò dietro di galoppo, ma batterò sopra la pece l'ali." Cioè gli dice: "Se tu ti butti nella pece, io non ti perseguiterò correndo di galoppo, ma volerò su di te, quindi sbatterò le ali sopra la pece per riprenderti." Scusate, evidentemente mi è andato via l'internet, perché mi è caduto, a un certo punto non vi ho visti più. Mannaggia, scusate, non mi era mai capitato. Infatti stavo scrivendo all'istituto per vedere, non so perché in realtà, per non sentirmi così sola, ma insomma non è che loro potevano risolvere. Va bene, riprendiamo allora. Credo che fossimo, non so se voi mi avete persa prima, ma io ho avvertito che c'era un problema al verso 116.
Sono i diavoli, dice qualcuno. Non so, eh? Non so se i diavoli hanno questo potere. Adesso vedremo come gli vanno le cose, questi poveri diavoli, come si dice in italiano. Allora, verso 116, va bene? Fin lì si era sentito, vero? Allora, Alichino aveva, diciamo, sfidato il Navarrese. Se tu ti lanci di nuovo nella vece, io ti perseguiterò non a galoppo, bensì con le ali, volando. E subito dopo, come dicevamo, senza consultarsi con i compagni, al verso 116 propone: lasciasi il collo e sia la ripa scudo, a veder se tu sol più di noi vali. Allora, propone che tutti i diavoli abbandonino il ciglione, la costa, e che il bordo della bolgia sia scudo, e quindi quello che gli sta proponendo è di dare al Navarrese un vantaggio, no? Di allontanarsi un po' dalla vece, e gli dice: vediamo se tu solo riesci a sconfiggere noi diavoli. Bene? E allora, finite queste parole del diavolo, di Alichino, al verso 118 Dante si rivolge brevemente a noi lettori. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Cioè, tu che stai leggendo, lettore, udirai un gioco mai visto prima. Cioè, una sorta di sfida, appunto, insolita. E descrive al verso 119: ciascun dall'altra costa gli occhi volse, quel prima che a ciò fare era più crudo. Cioè tutti dall'altra costa della bolgia volse gli occhi prima di tutti quello che era più restio a farlo, cioè Cagnazzo. Questo è interessante, no? Perché parla di quanto siano volubili questi diavoli, no? Quello che prima aveva detto, ah, questo qua, senti la malizia che ha escogitato. Subito dopo, vedendo che c'è una sorta di gioco da fare, cioè una possibilità di divertirsi, immediatamente il primo ha, insomma, da secondare questa proposta. Ed evidentemente Dante non lo dice, però da quello che capita al verso 121 capiamo che anche Barbariccia, che stava sostenendo il Navarrese, si gira e si distrae un attimo, e quindi il dannato al verso 121 se ne approfitta per saltare dentro la bolgia di nuovo. Lo Navarrese ben suo tempo colse, quindi colse l'occasione, il tempo, quest'attimo in cui tutti i diavoli si sono distratti, fermò le piante a terra, quindi evidentemente sfuggì alle braccia di Barbariccia, e in un punto saltò, cioè in un attimo saltò, e dal proposto lor si sciolse e si liberò dalle braccia di Barbariccia, no? Dal loro capo. Quindi si butta di nuovo nella pece bollente, che era quello che volevano appunto impedire i diavoli. E al verso 124, di che ciascun di colpa fu compunto, ma quei più che cagion fu del difetto. Allora, per cui tutti si sentirono in colpa per aver provocato questa perdita per Dante e Virgilio, che volevano continuare a parlare con il Navarrese, e anche l'occasione loro di ferirlo, ma soprattutto fu compunto di colpa quello che fu causa del difetto, dell'errore, cioè Alichino, no? Che aveva proposto il gioco. E quindi Alichino, però, perciò si mosse e gridò: tu sei giunto, ti ho già preso, urla. Ma poco gli valse, ma non gli servì a niente, che l'ali al sospetto non potero avanzare, già che le ali non poterono sconfiggere la paura. Questa è una osservazione
veramente interessante, no? Perché noi l'abbiamo visto tante volte nelle persecuzioni dei film, come correndo a piedi di solito vince quello che sta scappando, perché in uguaglianza di forze la paura è uno stimolo maggiore e quindi le ali dei diavoli non poterono avanzare, cioè vincere sul sospetto, sulla paura del Navarrese, quelli andò sotto e quelli zrovolando su il petto. Cioè il Navarrese andò giù sotto la pece e quei, cioè Alichino, drizzovolando su il petto, cioè dopo aver cercato di cacciarlo nella pece, vedendo che l'altro se ne andava giù, alzò di nuovo il volo. E un altro paragone, sì, credo sia il terzo, dopo i delfini e i ranocchi, di nuovo una similitudine verso 100 e 130 con gli animali, non altrimenti l'anitra di botto quando il falcon s'appressa giù s'attuffa ed ei ritorna su, crucciato e rotto. Cioè nello stesso modo, non altrimenti l'anatra di colpo quando si avvicina il falcone per cacciarla s'attuffa giù, cioè si mette nell'acqua. Ed egli, cioè il falcone, ritorna su, crucciato e sconfitto. È lo stesso movimento che vediamo quando un uccello vuole cacciare qualcuno che è in acqua, come in questo caso l'anatra. Allora, l'ultima cosa che è capitata è appunto che il Navarrese è riuscito a mettersi giù è che Alichino, fuoriesce, insomma, si rialza in volo. E al verso 133 intervengono gli altri diavoli che non sono affatto contenti di questa situazione perché gli è sfuggito un dannato. Irato calcabrina della buffa volando dietro il tenne, invaghito che quei campasse per averla zuffa. Allora, Calcabrina, irato della beffa, cioè arrabbiato per la burla di cui erano stati oggetti lui e i suoi compagni diavoli, gli tenne dietro volando, cioè come se andasse in aiuto di Alichino. Invaghito, quindi desideroso, che quei campasse, cioè che il Navarrese veramente ce la facesse a scappare, per poter azzuffarsi con l'idiota di Alichino. Quindi è interessante perché fa finta di voler aiutare Alichino a prendere il Navarrese, ma in realtà quello che vuole è litigare con Alichino. E quindi dicendo spero che quest'altro veramente si metta giù. E come il barattier fu disparito, cioè non appena scomparve il barattiere dentro la pece, così volge gli artigli al suo compagno e fu con lui sopra il fosso ghermito. Cioè, non appena sparì il Navarrese, così volse gli artigli verso il suo compagno, diciamo verso Alichino, e fu con lui sopra il fosso ghermito e si unì, no? In una lotta sopra il fosso. Ma verso 139. Ma l'altro fu bene, sparvier Grifagno ad artigliar ben lui e amendue cadder nel mezzo del bogliente stagno. Cioè, ma l'altro si comportò come un falco feroce, lo sparvier Grifagno era il falco cresciuto in libertà e quindi molto ferocemente lo artigliò e quindi tutti e due si stanno insomma, ferendo a vicenda, e amendue entrambi caddero nel mezzo del bogliente stagno, cioè caddero nella pece bollente, avviticchiati, no? Cioè messi insieme. Ora è come se rimanessero agganciati con gli uncini, caddero insieme nella pece, e questo ovviamente oltre al meraviglioso piano letterale di ciò che sta accadendo, può avere un senso simbolico, cioè gli stessi che dovrebbero custodire i colpevoli, anche loro cadono nella stessa bolgia e
e quindi in qualche modo si macchiano della stessa punizione dei barattieri. Verso 142, lo caldo sghermitor subito fue, ma parò di levarsi era niente, sia vieno in biscate la li sue. Allora, il caldo della pece li divise subito, li zitticchia subito, ma non c'era verso di sollevarsi così in biscate, cioè piene di pece bollente, erano le loro ali. Anche questo sembra di essere simbolico, visto, diciamo, vista la produttività che ha in tutto il poema, la differenza tra l'alto e il basso, il fatto che questi diavoli non riescano a sollevarsi dal livello dove sono i barattieri, sembra di suggerire che in una condizione di corruzione generalizzata è molto difficile tenersi in superiorità rispetto dei colpevoli. Allora, la situazione è questa: nella pece bollente non sono i barattieri, ma adesso ci sono questi due diavoli che cercano di uscire, ma il peso stesso della pece li fa andare giù. E allora gli altri diavoli si devono organizzare per cacciarli dal guaio in cui si sono messi. Verso 145, Barbariccia con gli altri suoi dolente, quattro ne fe volar dall'altra costa con tutti i raffi e assai prestamente di qua di là discesero alla posta. Cioè Barbariccia, dolente con gli altri, quindi lamentando la vergogna di tutta questa situazione, fece volare quattro di loro dall'altra costa con i raffi e molto prestamente di qua di là discesero alla posizione, quindi si mesero nei quattro angoli per appunto venire in aiuto a questi che erano rimasti nella pece. Corsa gli uncini verso gli impaniati che erano già cotti dentro dalla crosta. Porsero gli uncini verso gli impaniati, quelli che erano impettegolati, che già erano cotti dentro dalla crosta di pece che è bollente. E noi lasciammo loro così impacciati. E Dante e Virgilio approfittano che questi diavoli sono del tutto presi da questo frangente, per lasciarli lì e continuare da soli la loro strada. Ecco, poi vi ricordate che nel canto scorso Dante ci aveva raccontato come Malacoda avesse informato Dante Virgilio che il ponte che in linea d'aria doveva continuare i ponti che stavano attraversando i pellegrini fino a quella bolgia era interrotto, che si era rotto con il terremoto nella Passione di Cristo, e aveva informato che un po' più in là, quindi proseguendo verso l'arco della bolgia, c'era un altro ponte tutto intero che avrebbe potuto, insomma, servire loro per passaggio alla bolgia successiva. E quindi evidentemente qui Dante e Virgilio quello che decidono è di proseguire da soli fino a quell'altro ponte che secondo i diavoli è tutto intero. Ma come vedremo la settimana prossima, non bisogna fidarsi troppo dei diavoli. Vedo che qua ci sono delle cose sulla chat. Allora, questa domanda, dove posso leggere su quello che pensava Dante sul latino e le lingue volgari? Sospiro perché questa è una ragazza del Joaquin che dovrebbe sapere, ma lo dico. Queste idee di Dante sono nel De Vulgari Eloquentia. Sto scrivendo, che è appunto il trattato sulla lingua volgare. Ma ci sono anche nel Convivio delle idee molto interessanti. Sul rapporto tra latino e volgare.
Qualcuno si ricorda di Kusturica. E beh, noi non possiamo fare a meno, insomma, di associare con la nostra esperienza anche cinematografica, tutto quanto leggiamo. Io ho detto, questo è un canto nuovissimo, no? Inaudito per la velocità, per la quantità di eventi, per la precisione, il ritmo con cui Dante narra, che noi purtroppo dobbiamo, diciamo, rovinare ogni volta che, insomma, io interrompo per spiegarvi delle cose, chiaramente rovino un canto di un ritmo narrativo davvero ammirevole, e che io spero adesso nella lettura finale possiate già apprezzare meglio. Sì, infatti è inaudito, noi oggi abituati al cinema e a una velocità del cinema anche, insomma, superiore a quella che anche l'azione nel cinema aveva molti anni fa, probabilmente non lo sentiamo così lontano, no? È nuovissimo perché quando Dante scrive questo nessuno aveva scritto in questo modo, fino al momento. Però chiaramente sì, noi ci ricordiamo di diversi film, magari. Sì, e infatti nel canto prossimo, come vedremo giovedì, ci sarà una scena che credo sia abbastanza difficile non associare con un topico del cinema di azione. Quindi ne riparleremo giovedì prossimo, magari. Qualche altra domanda? No? Bene, lo rileggiamo allora. Io vidi già cavalier muover campo e cominciare stormo e far lor mostra, e talvolta partir loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra, o aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti e correr giostra, quando con trombe, quando con campane, con tamburi e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane, né già con si diversa cennamella cavalier di muover né pedoni né nave a segno di terra o di stella. Noi andavamo con le 10 demoni ai fiera compagnia, ma nella chiesa coi santi, in taverna coi biottoni. Pura la pegola era la mia intesa per veder della bolgia ogni contegno e della gente che entro per incesa, come i delfini quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena che s'argomentin di campar lor legno, talor così ad alleggiar la pena mostrava alcun dei peccatori il dosso e nascondei il men che non valena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, si stavano d'ogni parte i peccatori. Ma come s'appressava Barbariccia, così si ritraen sotto i bollori. I vidi, e anche il cor me n'accapriccia, uno aspettar così com'è l'incontra, che una rana rimane e l'altra spiccia. E Graffiacan, che gli era più di contra, gli arroncigliò l'impegolate chiome, trasse il su, che mi parve una lontra. E sapea già di tutti quanti il nome, sì li notai quando furono letti, e poi che si chiamarono, attesi come. O Rubicante, fa che tu li metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavano tutti insieme i maledetti. E io, maestro mio, fa se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. Lo duca mio li s'accostò al lato, domandò l'onde i fosse, poi rispose, i fui del regno di Navarra nato. Mia madre, servo di un signor mi pose, che mi aveva generato d'un ribaldo, distruggitor di sé di sue cose. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo, qui mi mise a far baratteria di chi io rendo ragione in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscì ad ogni parte una sanna come a porco, li fe sentir come l'una sruscina. Tra male gatte eravano quel solco, ma Barbariccio il chiuse con le braccia e disse: state in là mentre io non fuoco. E al maestro mio volse la faccia, e
domanda disse ancora se più disi saper di lui prima che altri disfaccia. Lo duca dunque, or di degli altri ri, conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quelli, ivi partì, poiché da un che fu di là vicino, così fossi ancor con lui coperto, che non temerei un ghiacciuncino. E Livicocco troppo avem sofferto, disse, prese il braccio col runcillo, sì che stracciandone porta un lacerto. Dragnazzo anche il volle dar de piglio, giuso alle gambe, onde il decurio loro si volse intorno con malpiglio. Quand'elli un poco raffacciati furo, a lui che ancor mirava sua ferita, domandò il duca mio senza dimoro. Chi fu colui da cui mala partita di che facesti per venire a prova? Ed ei rispose, fu frate Gomita, quel di Gallura, vasello ogni froda, che ebbe i nemici di suo donno in mano, e fessi lor che ciascun se ne loda. Danar si tolse, e lasciolli di piano, siccome dice, e negli altri uffici anche barattier fu non picciol, ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche di Logodoro, e a dir di Sardegna le lingue lor non si sentono stanche. Oimè, vedete l'altro che digrigna, gli direi anche, ma il temo che ello non s'apparecchia a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a Farfarello, che stralunava gli occhi per ferire, disse: Fatti in costà, malvagio uccello. Se voi volete vedere e udire, ricominciò lo spaurato appresso, Toschio Lombardi, io ne farò venire, ma stiano i malebranchi un poco in cesso, sicché non teman delle loro vendette, e io, seggendo in questo loco stesso, per un chi son ne farò venir sette quando io suffollerò, come nostruso di fare allor che fuori alcun si mette. Cagnaccio a cotal motto levò il muso, crollando il capo, e disse: O di malizia che le ha pensata per gittarsi giuso. Ond'ei, che avea l'acciuoli a grandi vizia, rispose: Malizioso sono io troppo quando io procuro a mia maggior trestizia. Alichin non si tenne, e di rintoppo agli altri disse a lui: Se tu ti cagli, io non ti verrò dietro di galoppo, ma batterò sopra la pece l'ali. Lasciasi il collo e sia la relva scudo a veder se tu sol più di noi vali. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Ciascun dall'altra costa gli occhi volse, quel prima che a ciò fare era più crudo. Lo Navarrese ben suo tempo colse, fermò le piante a terra, in un punto saltò e dal preposto lor si sciolse, di che ciascun di colpa fu compunto. Ma quei più che cagion fu del difetto, però si mosse e gridò: Tu sei giunto! Ma poco i valse, che l'ahi al sospetto non potero avanzare. Quelli andò sotto e quei brizzò volando su il petto. Non altrimenti l'anitra di botto, quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa ed ei ritorna su, bruciato Irato Calcabrina della buffa, volando dietro il tenne, invaghito che poi campasse per aver la zuffa. E come il barattier fu disparito, così volse gli artigli al suo compagno e fu con lui sopra il fosso ghermito. Ma l'altro fu bene Sparvier Grifagno ad artigliar ben lui, e amen due cadder nel mezzo del bogliente stagno. Lo caldo sghevitor subito fue. Ma però di levarsi era niente, sia viene ambiscate l'ali sue. Barbariccia, con gli altri suoi dolente, quattro ne fe volar dell'altra costa con tutti i raffi, e assai prestamente di qua di là discesero alla posta. Forza gli uncini verso gli impagliati, che erano già cotti dentro dalla crosta. E noi lasciammo loro così impacciati. Grazie dell'attenzione, ci vediamo allora la settimana prossima e leggiamo il canto 23esimo, che è in qualche modo la fine di questo lungo episodio iniziato il canto scorso. Arrivederci. Grazie Claudia.